96. Ah. Allora, abbiamo qui una drag queen che si chiama la Wanda Gastrica. Buonasera. Buonasera, buonasera. Già mi sta simpatica, ha 48 anni. Pugliese di origine, ma in Lombardia da tanto tempo. Ha iniziato a fare la drag queen nel 1997. Bello. Promuove l'immagine e anche alcune cose bello della comunità LGBTQ. Bello. Deve sapere, signora Wanda Gastrica, bello, che per me la società, la comunità LGBTQ non esiste. Cioè, per me esistono le singole persone. Per me esiste lei che si chiamava da uomo, si chiama Diego. Mi chiamo ancora Diego. Sì, che ha una bellissima fede. Perché sì, lei si è sposata, una fede come possono avere le persone sposate, una fede d'oro proprio, una fede d'oro. Una fede... Lei ha un marito. Lei esatto, ha un marito. Però poi ha un suo travestimento, bello, che utilizza, bello, diciamo, questo, per lavoro o nelle occasioni, diciamo, di festa. Bella storia. In questa, cui diventa sostanzialmente una drag. Una drag. Bellissimo. Una drag. Bellissimo. Questa esatto, è una bella finora storia. È tutto giusto. Tutto giusto. Vedi, ha una fede. La cosa che mi sorprende di più è la fede. Cioè, voi vi siete sposati con l'Unione Civile e vi siete messi le fedi come se fosse, diciamo, una. E che ci dovevamo mettere? Il braccialetto alla caviglia? La caviglia. Dico, vi sentite proprio marito e moglie oppure come vi chiamate? No, marito e marito. Marito e marito. Siamo due uomini. Dunque, uno può dire: che volete di più? Perché c'è bisogno di battersi per altri diritti? Quali sono i diritti che la famosa comunità LGBT non ha? Questo la gente non lo capisce. Ma non ci si batte solo per i propri diritti, ci si batte anche per i diritti degli altri. Quali? Per esempio, dove? In Italia non c'è bisogno di niente. Qual è il problema in Italia? Come non c'è bisogno di niente? C'è bisogno di ancora un sacco di cose. Per esempio? Anche il matrimonio, per esempio. L'unione civile, cioè è un'unione civile. Non lei vorrebbe il matrimonio esattamente come uomo e donna, lei vorrebbe. Cioè sì, un matrimonio civile tra due persone, perché necessariamente tra uomo e donna? No, tra due persone che si amano, che vogliono costruire qualcosa e quindi lo chiamano matrimonio. Però scusi, se io non ce l'ho in un paese, non è che ci sono meno diritti, è un paese che la pensa diversamente. Sono principi diversi, non è che sono paesi medievali quelli che non hanno il matrimonio gay, scusi. E invece no? Sì, assolutamente. Ma no, assolutamente. Sì. No. Ma assolutamente sì. Il nostro è un paese che sta tornando al Medioevo. E dove sta tornando al Medioevo? Sta tornando al Medioevo perché tantissime cose, cioè, non c'è possibilità. Che c'è la Meloni fascista? La Meloni fascista? No, a me della Meloni me ne frega assolutamente un cazzo. Sta tornando al Medioevo dove? Scusi. Sta tornando al Medioevo perché ci sono tantissime cose delle quali, sulle quali si viene censurati. Dove? Sulle quali. Ma io vedo per la censura se io dico che lei è frocio. A me mi censurano se io dico che lei è frocio, scusi. Ma io sono frocio. E perché non lo posso dire io? Qualcuno mi denuncia perché dico frocio, scusi. Io se lei mi chiama frocio non la denuncio, ma semplicemente perché la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta. Io su questo siamo d'accordo, però lei è un'eccezione da questo punto di vista. Cioè, lei è un'assoluta eccezione. Se lei utilizza frocio in senso dispregiativo, certo, ma è come se io le dicessi zozzone. Sì, ma io infatti è assolutamente il senso che viene dato dalla persona che usa il termine, anche perché nella comunità, insomma, esistono di noi, le singole persone, esiste, no, la comunità è formata da singole persone. Sì, ma le singole è come persone dire non esiste l'oceano, esistono le singole gocce. Che concetto mi stai esprimendo? Perché le singole persone la pensano in modo diverso l'una dall'altra, dunque non esiste la comunità. Ben venga, per fortuna. Ma lui, lei, insomma, questa simpatica. Lei, in questo momento, lei cosa vede davanti? Un uomo o una donna? Non vedo niente perché sono a Roma, caro. Ah, quindi ok, chiedo scusa, va bene. Comunque la Wanda Gastrica, nome davvero femminile, quindi donna, mi parla perché mi sta simpaticissima. Grazie. E sento della gioiosità, della felicità, e quindi sempre. È molto bello l'allegria con cui portate il tema dei lei diritti. Lei fa l'insegnante di scuola elementare, giusto? Esatto. Lei insegna di scuola elementare ottimo. E facendo l'insegnante, bambini fino a 10 anni sostanzialmente. Sì, 10, massimo 11 anni. Massimo 11 anni. Lei parla della transizione anche di queste cose che riguardano. È capitato durante una lezione che una mia collega parlasse della transizione di una sua ex alunna. E perché bisogna parlare di transizione fino ai bambini di 10 anni? Non se ne è parlato perché era l'argomento. Ma è la vita. Ma è la vita. Pensavo fosse l'eco, parla in contemporanea. Sì, sì, è così che vuoi. Dicevo, si stava. Non ricordo bene da quale argomento si fosse partiti. Comunque, si è arrivato appunto a. Questa mia collega ha parlato di questo episodio. Sì. E io lì ho,
ho capito che la scuola è assolutamente il posto nel quale voglio rimanere. Sì, ma è un posto, il posto ideale. Parlare di transizione a bambini di 8 anni, 9 anni, 10 anni, per me no. Ma, sì, ma non è stato un invito, lei ha raccontato un aneddoto. No, ma per dire, non bisogna, cioè, perché parlare a bambini di 8 anni, 7 anni, 10 anni della transizione? Ma perché è una cosa... chi se ne frega? È un argomento come gli altri. Ma non è un argomento come gli altri. Il cambiamento del sesso non è un argomento come gli altri. È un argomento che prima o poi potrebbe interessare anche loro. Ma ho capito, ma per lei è giusto iniziare a fare la transizione, per esempio, prima, cioè prima dei 18 anni, è giusto? No, questo, allora... prima dei 18 anni dipende, se si è proprio a ridosso oramai diciamo che c'è stato già uno sviluppo della personalità e del pensiero. Mi lascio un po' in dubbio il fatto che magari in alcuni casi, forse avrò letto, c'è stato qualche caso, c'è stata una transizione addirittura in una fase anche preadolescenziale. No, ci sono molti casi di transizione. Quello mi lascia un po' così, per carità, ognuno è libero nel momento in cui decide di farlo, però io credo che a scuola non bisogna parlare di queste robe qua, non bisogna parlare della transizione, chi se ne frega. Ma si parla di tutto a scuola, bisogna parlare di tutto, anche soprattutto bisogna parlare di argomenti dei quali a casa non si parla. Perché ma decideranno le famiglie di cosa parlare, di transizione o no? Le famiglie decidono di parlare delle loro cose, la scuola decide di parlare di... Scusi, non le ha fatto impressione il fatto, per esempio, di quell'immagine al Pride di Verona con quel signore col culo di fuori o altre scene simili? No. Non le fanno impressione? No. Cioè, mi dovrebbe impressionare un culo di fuori? No, il culo di fuori in piazza. C'è un'immagine del Gay Pride di Verona, ci sono anche delle polemiche con quel signore che ha esposto un sedere che fuori, problema. No? No. È normale andare per strada con i culi di fuori? È normale manifestare nel modo in cui si preferisce. Cioè, è normale che uno vada col culo di fuori durante il Gay Pride? Ma cosa definisce questo è normale? No, ma ho capito, cioè, secondo lei è legittimo farlo? È legittimo, se gli andava di farlo, l'ha fatto. C'erano anche dei bambini, a me non mi stupisce nulla, a me non me ne frega niente. Ma non è che fare quello in ufficio vestito così. Allora, questa cosa che i bambini rimangono scioccati da certe immagini è un'incredibile cretinata, perché i bambini in realtà nella fase appunto bambinesca, insomma nella fase infantile, non hanno i filtri che poi invece uno acquisisce purtroppo nel tempo. Quindi ai bambini fondamentalmente, cioè, se vedono uno col culo da fuori, lo vedono col culo da fuori anche se vanno in spiaggia. Qual è il problema? Beh, insomma, per strada durante una manifestazione uno col culo di fuori magari uno può rimanere più impressionato. Secondo me ci sono cose molto più complicate da spiegare ai bambini piuttosto che perché uno è col culo da fuori. Torniamo subito, fermi là. Siamo il futuro. Allora, abbiamo qui in collegamento una rappresentante di Provita Famiglia, nostra amica che si chiama Maria Regale Ruiu. Buonasera. Buonasera, eccoci qui. Buonasera. Ciao, come stai? Buonasera, bentornata. Allora, molto bene. Voglio capire da lei un primo giudizio su questa testimonianza di questa signora drag queen, che sostiene che ci sono ancora dei diritti da riconoscere, e sostiene poi che è normale parlare di certe cose all'interno della scuola, cioè dire di persone che hanno 8-10 anni, in particolare di transizione, eccetera. È anche normale esibire culi, diciamo, scoperti durante il Gay Pride, giusto? Allora, signora Ruiu, qual è il suo giudizio su queste cose qua, la sua sentenza? Parto da questo perché si parlava soprattutto di bambini. Io penso che sia molto violento imporre il mondo degli adulti ai più piccoli. Sì. E questo è un modo, ed è violento quindi imporre un uomo in perizoma dei bambini. È la vita. Penso che sia molto violento. Io penso che i bambini possano imposte anche cose peggiori. Io ho portato in silenzio. Ma è la vita. È la vita. La Divina Commedia è molto più violenta, volendo. Insegnare ai bambini la Divina Commedia è più violento. Aspetta, fai parlare. La sua violenza è chiara perché lei non mi sta facendo dire una parola. Brava, vai Maria, dimmi. Non possiamo accettare che la scuola, che è il luogo in cui noi affidiamo i nostri figli, che sono la cosa di più preziosa che abbiamo, possa essere teatro di indottrinamento, luogo di rivendicazioni culturali quantomeno divisive. E quindi noi chiediamo, la scuola deve istruire, allora il suo ospite quando andrà a scuola insegna ai bambini quello che deve insegnare a seconda di qual è la materia sua specifica, e lasci fuori tutti gli altri. Anche perché questo voglio essere molto seria, noi di solito qua scherziamo e giochiamo molto, ma è un argomento molto serio quello che è il problema della transizione dei minori, che è stato pubblicamente affrontato, e c'è un problema molto serio che stanno affrontando in tutta Europa. Ma allora, scusi, però, alle scuole elementari qualcuno che non siano mamma e papà, che non siano genitore, voglia imporre
la propria visione, tra l'altro quantomeno diciamo divisiva, no? Quantomeno ideologica, anche meno. Però scusi un attimo, non si devono permettere, non ci si deve andare in giro per strada. Il diritto di priorità educativa è della famiglia. Io su questo sono d'accordo, sul fatto che di queste cose se ne parla solamente in famiglia, a scuola non bisognerebbe nemmeno sfiorarli questi argomenti. La scuola è, però si parla di cose della vita. Aspetta un attimo, le persone che vanno in giro, lei parli parenti ai suoi figli, io parlo ai miei, ognuno insegna ai suoi figli. Io non voglio insegnare certo ai miei figli che un giorno si nasce maschio e il giorno dopo si nasce femmina, non li voglio insegnare che loro impareranno da qualcun altro. È una pratica goliardica felice con cui si possono sfruttare le donne povere, i bambini possono essere vendute. Non posso, voglio insegnare ai miei figli, voglio essere libera, intanto di aspettare e rispettare il tempo giusto in cui parlare. Scusa un attimo Marielle, c'è un altro elemento. Andare in giro, diciamo che non è che tutti i gay pride uno c'è gente col culo fuori, diciamoci la verità, cioè non è che, cioè, però tu dici nemmeno uno ce ne vorrebbe col culo di fuori. La signora prima diceva, la Wanda Gastrica diceva, beh, anche in spiaggia la gente vede le persone con i culi di fuori. Beh, a parte ci sta in modo e modo, io nelle spiagge dove vado io non vedo gente con i culi di fuori. Vabbè, detto ho questo, capito, i culi di fuori sono il burca, il problema del gay pride soprattutto è il tema del manifesto politico che difendono, sì, e però, che consolidano, che ha paura dell'utenafitto. Il problema del gay pride è che è troppo spesso irreverente verso la religione cattolica, irreverente verso tutte le persone che non pensano, fanno tanto gli inclusivi e poi prendono in giro, insultano e ripeto, però, ripeto, le persone nude sono uno scandalo, quelle che vanno a gay pride, perché spesso la polemica si concentra su quelli anche che c'hanno meno, sì, certamente, perché tu dentro casa tua puoi fare quello che vuoi, ma non devi imporre la tua nudità, le tue sconcerie a me, ma questo non lo dico io, mi sa anche una legge dello Stato. Fermala. Allora, abbiamo qui una signora che è stata protagonista nell'ultimo periodo anche di